I miei capi, oltre diciamo a essere minimal, hanno anche un'attenzione ai particolari, sia nei tessuti che proprio nei dettagli, perché appunto entra poi in gioco la fashion mindful, che è proprio una pratica del mondo della moda che dà questi consigli per fare acquisti consapevoli, sostenibili. L'esperienza che mi ha colpito di più durante l'anno è stata la sfilata di Fashion Graduate Italia a Milano, dove la scuola mi ha permesso di appunto sfilare con i miei outfit. Paradossalmente le cose che mi sono più rimaste sono stati quei momenti in cui magari ho detto "Dio, non ce la faccio, Dio, non riesco, Dio, devo un attimo rimescolare un po' le carte", e sono state poi le cose che mi hanno aiutato a crescere un po', voi magari passami questo termine, quindi per esempio i momenti in cui uno è un po' in panico che non riesce a consegnare gli schizzi, oppure magari la scelta dei tessuti, sono cose che poi mi sono portata dietro, oltre ovviamente ai vari progetti che abbiamo fatto anche in collaborazione con le aziende. Quindi mi viene in mente quella con l'azienda Landi per il capospalla, che è una cosa che poi è rimasta nel portfolio e ha colpito anche Max Mara in fase di colloqui, quindi sicuramente queste esperienze qui. Sì, secondo me il metaverso è qui e per tutti, penso sia ancora un argomento tabù da un po' sfatare anche con l'informazione, e un po' anche spero di aver ispirato tanti altri giovani e emergenti designer che magari possono anche ispirarsi sia al metaverso ma anche a tutto quello che c'è dietro. Sto facendo uno stage da Giorgio Armani come Fashion Collection Coordinator. Non c'è effettivamente forse una cosa che più mi ha colpito, è sicuramente un lavoro di 3 anni indimenticabile, che ad oggi forse la mattina fa fatica a dire non vado più all'università ma devo andare a lavoro. Lavoriamo proprio affinché le imprese siano parte integrante di quella didattica e che consente appunto ai ragazzi di entrare subito in contatto, e quindi gli stage, come dire, poi avvengono sì in seguito e che danno poi frutto chiaramente a collaborazioni, e oggi ne è testimonianza perché insomma tutti i ragazzi poi raccontano di queste esperienze e di queste già attività che stanno svolgendo. Tanti di loro sono autorizzati tra virgolette a venire a discutere le tesi perché sono già impegnati nelle imprese, quindi veramente molto bravo. Quest'anno ci fermeremo su questa programmazione, ma lanceremo per l'autunno prossimo una nuova offerta, sia appunto legata alle attività professionalizzanti come master, e in più abbiamo anche una laurea specialistica, quindi sta crescendo l'offerta e sta crescendo anche il network con le imprese, con tante appunto di loro cerchiamo di sviluppare queste attività nuove didattiche.